Ciao a tutti e bentornati al nostro appuntamento settimanale con Alta Fedeltà, la trasmissione di TV Idea dedicata alle classifiche. Ancora in classifica Il tempo che vorrei di Fabio Volo, questa settimana al quinto posto della nostra top 5 libri. Continua la lotta alla mafia di Nicola Gratteri, nel suo ultimo libro dal titolo La mala pianta, al quarto posto della nostra top 5 libri. Ancora al terzo posto La principessa di ghiaccio di Camilla Läckberg. Mantiene la sua seconda posizione nella nostra top 5 libri Cotto e mangiato di Benedetta Parodi. Ed anche questa settimana la medaglia d'oro spetta Gianrico Carofiglio con il suo ultimo libro dal titolo Le perfezioni provvisorie. Ed ora passiamo alla classifica dei dischi più venduti di questa settimana. Se è vero che il pianoforte e il violino sono gli strumenti romantici per eccellenza, la voce di Sade e la musica del suo ultimo album dal titolo Soldier of Love lo sono altrettanto. Soldier of Love di Sade al quinto posto della nostra top 5 musica. Al quarto posto, l'ex protagonista di Amici, Valerio Scanu, con il suo ultimo album, Per tutte le volte che. Tutto dolore è dolce come il miele confrontato con il male che ci facciamo, se così potente questo amore che. In terza posizione l'affascinante voce di Malika Ayan con Grovigli. Al secondo posto della nostra top 5 musica anche questa settimana Marco Mengoni con Re Matto. In vetta la nostra classifica per tutti gli appassionati della musica italiana, Super Sanremo 2010, la compilation che raccoglie tutti i brani presentati in questa edizione del festival. E dopo il contributo passiamo subito alla classifica di cinema. Ora, credimi ancora, cambia il destino, non ti voltare, se mi vuoi. E resiste anche questa settimana, questa volta in quinta posizione, il capolavoro di James Cameron, Avatar. Questa settimana in quarta posizione, Invictus, l'invincibile, il nuovo film di Clint Eastwood. Martin Scorsese ritorna in sala e sembra essere anche piuttosto in forma, con Shutter Island. Forse non sarà un capolavoro, ma se gli darete un'occhiata di certo non vi annoierà. E scende al secondo posto della nostra top 5 cinema Genitori e figli, agitare bene prima dell'uso, di Giovanni Veronesi. Questa settimana al primo posto uno dei film più attesi del 2010. Tim Burton e il cappellaio matto Johnny Depp vi danno il loro benvenuto nella loro versione del mondo di Lewis Carroll. Alice in Wonderland al primo posto della nostra top 5 cinema. Vi lascio con il contributo e vi do appuntamento alla prossima puntata, la prossima settimana, qui con Alta Fedeltà, qui con TV Idea. Ciao! Alice, you're terribly late, you know. Naughty.